Sport, in questo caso lo sport dell'antichità, protagonista anche del premio De Coubertin, Giuseppe De Caro. Durante i lavori di scavo per la realizzazione della stazione Duomo della metropolitana di Napoli sono emersi i resti del Tempio dei Giochi Isolimpici, antico edificio religioso costruito in città nel 2 d.C. per volontà dell'imperatore romano Augusto. Si trattava di giochi equiparabili a quelli che si svolgevano nella greca Olimpia e ancora oggi li organizza l'associazione Amartea che al maschio angioino ha consegnato il premio Pierre de Coubertin per l'impegno sportivo e sociale al presidente di Metropolitana di Napoli S.P. Ennio Cascetta. L'evento è stato promosso in collaborazione col Comitato Italiano intitolato La Memoria del Barone. Intanto, come suggerito da Amartea, la città di Torre Annunziata e i comuni di Porti, Circolano, Pompei, Bosco Reale, Bosco Trecase e Trecase hanno presentato la candidatura per divenire Comunità Europea dello Sport 2020. Nel caso in cui la proposta fosse accettata dalla Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport, l'area vesuviana ospiterebbe per un anno eventi sportivi e culturali di caratura internazionale.